Uno dei tre pilastri del mio mandato è proprio quello di contrastare la criminalità economica e quindi in pratica eliminare quelle che sono le ricchezze illecite della criminalità, perché ritengo che non basta la semplice repressione penale personale per contrastare e debellare un'organizzazione, ma è importante annullare e quindi togliere quelle che sono le ricchezze illecite, con sequestro e confisca. È uno dei miei primi obiettivi, quello immediatamente è di andare sul territorio per cercare di rendermi conto insieme con i miei uomini, i comandanti di stazione, in primis che sono le sentinelle sul territorio, sono loro i comandanti di stazione, i punti di riferimento di tutti i cittadini. Ritrovo una Napoli con um, delle tradizioni storiche e culturali chiaramente unanimemente riconosciute, ma soprattutto una Napoli con tanta umanità, con tanto calore umano e questo mi fa piacere. L'invito che io rivolgo proprio ai cittadini è quello di cercare di fidarsi, affidarsi maggiormente alle forze di polizia per cercare insieme di contrastare la criminalità. C'è una squadra di investigatori di altissimo livello, da carabinieri, poliziotti, finanzieri coordinati dalla direzione del settore antimafia e questa è la mia grande certezza, quella comunque di poter contare su questi grandi investigatori. Sono solo certo che gli investigatori sono già al lavoro. Ma io ritengo che la videosorveglianza sia anche uno degli strumenti fondamentali per ricostruire ciò che avviene sul territorio e quindi collaborare con le forze dell'ordine. È uno strumento fondamentale che secondo me va sempre più migliorato e ampliato. Io ho trovato il vero valore aggiunto di Napoli, io ritengo che sia veramente il calore umano dei cittadini, ai quali io veramente rivolgo un invito accorato di denunciare qualsiasi fatto che loro dovessero trovare eh, qualsiasi fatto illecito sul territorio per cercare insieme di poter combattere e contrastare la criminalità. Penso che uno dei pilastri fondamentali è quello proprio della vicinanza ai giovani, per eh, cercare proprio di partire dall'educazione alla legalità e quindi la vicinanza ai giovani nelle scuole. È fondamentale far capire ai giovani che le regole non devono essere viste come mere imposizioni, ma come modo migliore per vivere bene in questa società. E quindi allora la nostra presenza vicino ai giovani vuole, essere, vuole rappresentare proprio una presenza visibile e rassicurante, ma una presenza amica, la divisa amica al servizio dei cittadini.